Quindi se abbiamo dei soldi da investire possiamo guadagnare aiutando le imprese italiane, corretto? So cosa state pensando. In questo momento storico non è rischioso parlare di investimenti? Ci sono in queste settimane persone che sono rimaste senza lavoro, senza un reddito, commercianti che rischiano di chiudere addirittura definitivamente la loro attività. È perfetto vederlo vuoto adesso, sì. No? Certo. Io penso che non bastano 2 o 3 anni per ricominciare. Per capirlo facciamo un passo indietro. Quando ho ricevuto questa email. Buongiorno Simone, mi chiamo Matteo, responsabile marketing di Cryptalia. Siamo una startup innovativa dedicata al peer-to-peer lending. Questa piattaforma regolamentata mette in contatto piccole e medie imprese con progetti da finanziare con investitori alla ricerca di investimenti ad alto rendimento. Ho visto il tuo canale YouTube e lo reputo interessante. Saresti interessata a una collaborazione? L'unico modo per scoprirlo è andare a parlarci. Ok, oggi siamo qui con Diego, il CEO di Cryptalia, che da definizione è una piattaforma di crowdlending peer-to-peer. Io già qui mi fermerei un attimo per spiegare questi due termini. Ok. Allora, crowdlending sono prestiti distribuiti alla folla peer-to-peer tra persone. Nel nostro caso c'è una società, un'azienda e ci sono una folla, diciamo questo crowd, sì, di investitori che prestano dei soldi a questa società, da lì la parte di lending. Per gli investitori cosa comporta questo? Allora, per gli investitori comporta accedere a delle opportunità di investimento diverse rispetto a quelle a cui sono normalmente abituati, che sono normalmente azionari o diciamo di reddito fisso, tipo dei bond. In questo caso l'investitore comporta che sta investendo direttamente su delle società, quindi delle realtà locali, nel nostro caso in tutta Italia, ma anche in tutta Europa, e quindi sta prestando direttamente i propri risparmi, i propri soldi, a cambio di un interesse, quindi c'è un ritorno economico, a delle società che hanno dei progetti di crescita. Quindi diciamo che questo risponde un po' alla domanda che avrei potuto avere quando ero più giovane. Che sei vecchio, sì, adesso. Però proprio all'inizio avevo iniziato a lavorare subito dopo l'università. E cosa succede? Da bravo italiano, visto che ero ancora a casa con i miei, ho iniziato ad accumulare un po' di capitale. Quindi mi ritrovavo con dei soldi che da un lato sapevo che tenerli fermi erano un po' sprecati, ma dall'altro andare a fare cose sul mercato azionario, cose che non capivo, mi sembrava rischioso. Quindi invece oggi ci sarebbe questa ulteriore opportunità di investirli in queste realtà. Se però dovessi investirmi in queste cose avrei 2 domande fondamentali, che sono: se è una cosa sicura e qual è il ritorno economico. Ok, cominciamo dalla prima domanda, se è una cosa sicura. Abbiamo visto anche negli ultimi tempi che li hanno chiamati cigni neri, eventi diciamo disruptive, per dire questa parolaccia in inglese, che causano dello stress a livello economico, quindi la sicurezza, la certezza assoluta non esiste mai. Sono dei progetti sicuri su cui investire? Sì, sono dei progetti sicuri perché sono progetti di crescita di aziende già stabilite, quindi che hanno già un business model che funziona, che sono operativi da alcuni anni. Io ho un'azienda, è da 10 anni che esiste, ho un progetto di crescita, non riesco a finanziarmi agilmente con le banche perché ci mettono troppo, non finanziano tutto il progetto, chiedono garanzie personali che non posso dare, perché se io sono un imprenditore e voglio fare un progetto da 1 milione di euro e non ho una casa da 1 milione di euro, è la garanzia, quindi non riesco a finanziarmi col canale tradizionale. Nel nostro caso però facciamo un vetting, quindi controlliamo molto bene questi progetti per garantire agli investitori che non stanno investendo in qualcosa che non ha, diciamo, delle sicurezze. Quindi i ritorni previsti sono anche più alti rispetto agli investimenti tradizionali. Se i ritorni medi che noi abbiamo in piattaforma sono attorno all'8-9% annuo, è tutto, diciamo, per l'investitore. Così abbiamo delle cifre. Ottimo Diego, vedo qui un mega bitcoin e anche il vostro nome, quindi si parla di criptovalute. Cosa c'entrano col vostro progetto? Bella domanda, criptovalute,
io ci credo da sempre, tra virgolette. Ho cominciato a interessarmi al Bitcoin nel 2012, all'epoca vivevo in Cile e un amico, un collega argentino, mi ha cominciato a parlare del Bitcoin, di come in Argentina, ad esempio, stavano usando Bitcoin perché il governo attuale dell'epoca aveva proibito alle persone di risparmiare in dollari. C'è un'inflazione pazzesca in Argentina. Quindi lì ho conosciuto il Bitcoin. Poi nel 2014 ho avuto la fortuna di fare un progetto molto interessante con blockchain per una banca, una delle top 10 banche del mondo, mentre vivevo là in Cile, ed è cominciato a balenarmi l'idea di utilizzare queste nuove tecnologie per non solo trasferire valore tra me e te, quindi ti pago in Bitcoin e non ci sono assolutamente intermediari, ma anche per utilizzare queste tecnologie per trasferire asset finanziari che non fosse solo il pagamento. Quindi stiamo parlando di prodotti di debito, equity, asset finanziari chiamati in questo modo. E da lì è nata un po' l'idea di Cryptalia. Quindi il nostro focus è quello di eliminare il maggior numero possibile di intermediari e spostare tutta questa gestione di prodotti di investimento, asset finanziari, sulla blockchain. Per quello diciamo il nome Cryptalia ed è per quello diciamo l'obiettivo finale della nostra piattaforma. Ad oggi stiamo utilizzando soltanto la parte di blockchain. Ogni prestito che viene pubblicato in piattaforma viene fatto a pezzettini, ok? Quindi noi lo spezzettiamo ogni euro viene convertito in un token. Questo token viene emesso e gestito attraverso una blockchain pubblica, che nel nostro caso è Ethereum. Quindi ogni utente ha dentro il wallet di Cryptalia un proprio indirizzo con i token che rappresentano gli investimenti che ha realizzato sulla piattaforma. Giusto, anche perché sulla blockchain è un registro pubblico, quindi esatto, più trasparente. La blockchain è un registro pubblico, accedere alla blockchain, leggerla è gratuito, e lo può fare chiunque persona, non serve il permesso di nessuno, quindi tutto quello che c'è sulla blockchain è assolutamente verificabile. Quindi è verificabile ogni progetto che noi abbiamo concluso, è verificabile come sono stati distribuiti questi token agli investitori. Va bene, molto interessante questo pezzo, ora però mi viene in mente, se volessi effettivamente fare questo investimento, come funziona tecnicamente? Cioè dovrei andare in banca o si può fare tutto online? E online ad esempio serve una carta di credito? Cioè come funziona? Allora funziona tutto online. Uno si registra online, deve riempire diciamo i propri dati anagrafici. Sì. Una volta che il profilo è diciamo identificato e verificato, si può cominciare ad investire. Okay. Si può diciamo mandare i soldi attraverso un bonifico bancario. Sì. Ogni utente in piattaforma ha il suo IBAN. Quindi l'IBAN è personale proprio di ogni persona, difatti il processo di apertura di un conto su Cryptalia è in realtà un conto di moneta elettronica, quindi l'IBAN che ogni utente ha è il suo. E può anche decidere l'utente se volesse di fare un deposito utilizzando la carta, quindi la carta di debito, di credito. Va bene anche una prepagata per mettere... Anche le prepagate funzionano, e quindi lo può mettere, l'importo minimo per gli investimenti sono 20 euro. Quindi. Visto che mi hai parlato di investimento minimo da 20 euro, mi viene in mente, se dovessi investire delle cifre relativamente piccole, come ad esempio 100 euro, non c'è il rischio che magari le vostre commissioni si mangino un pochino i guadagni? Quindi quanto sono le vostre commissioni? Le nostre commissioni sono zero, quindi non c'è nessun rischio di mangiarsi nulla. Quindi per chi mette dei soldi e c'è un rendimento atteso è quello. È quello. Evidentemente noi siamo sostituto d'imposta, per cui sugli interessi dei pagamenti facciamo la ritenuta delle tasse. Ok, quindi se voi date l'8% di interesse e io investitore prendo completamente questa cifra, mi viene da chiedersi perché esiste Cryptalia, cioè dov'è il vostro guadagno? Allora noi guadagniamo dal fatturato che facciamo alle aziende che mettiamo in piattaforma, quindi sono le aziende, diciamo, quelle che pagano per i nostri servizi di raccolta di capitali. Okay, quindi noi abbiamo normalmente una success fee, quindi una commissione che abbiamo a successo. Se il progetto non chiude, noi non fatturiamo. È un circolo, diciamo, positivo e virtuoso in cui noi cerchiamo delle aziende che potenzialmente abbiano successo sulla piattaforma, su cui noi investiamo, ed è un investimento doppio. Okay? Perché se selezionassimo delle aziende che sappiamo che non andrebbero bene o non funzionerebbero in piattaforma, prima di tutto ci perdiamo anche noi. Sì. E non fatturiamo nulla, quindi
non raccoglie il capitale, esatto, quindi cerchiamo sempre di andare a trovare le aziende che ci danno fiducia. Qui ci sono tanti concetti che vanno da sia dagli investitori che ci conviene investire in questi tipi di prodotti, categorie chiamate di reddito fisso, in cui io investo un capitale e ricevo delle cedole periodiche, e dal punto di vista dell'azienda, perché quando si finanzia questo capitale, lo rende alla fine, fa leva finanziaria con questo capitale, migliora tutti gli indici finanziari in bilancio, e quindi paradossalmente io vado a finanziarmi su Criptalia, faccio un prestito bullet a 18 mesi, e poi con i miei bilanci migliorano subito, vado in banca e ottengo delle linee di credito per lavorare sul circolante molto meglio. Quindi siamo nemici delle banche? Assolutamente no, anzi siamo dei partner delle banche, perché li aiutiamo, aiutando le aziende a finanziarsi in modo smart, anche a migliorare i rati finanziari che permettono alle banche di offrire dei prodotti con diciamo dei tassi anche più interessanti per loro. Ottimo, quindi abbiamo un portale trasparente, senza commissioni e su cui è facile investire. Sono convinto e voglio farlo, quindi a questo punto io devo aspettare che qualche azienda metta sul vostro portale dei progetti, o avete già qualcosa? Allora, ad oggi ci sono 3 aziende in raccolta. A breve sarà disponibile anche quello che noi chiamiamo mercato secondario. Questo mercato secondario, questa bacheca, permette di vendere dei pezzi di crediti nel caso io avessi bisogno di liquidità. Okay. Quindi immaginiamo il caso, ho investito in un progetto a 24 mesi. Okay. E dopo 6 mesi mi servono 1000 euro perché, che ne so, devo cambiare la macchina, devo fare qualsiasi cosa. Mi servono, esatto, l'imprevisto classico, e ho bisogno di questi 1000 euro. Posso mettere in vendita non tutto l'investimento che ho fatto, ma un pezzettino. L'investimento che ho fatto fermo per 2 anni, 5 anni, mi posso lamentare, c'è la possibilità di uscirne. Ok, Diego, è tutto chiaro. Casomai potrò raccogliere delle domande, se le avete le potete lasciare sotto questo video o sul mio Instagram, e quindi può essere che torno con queste domande, anche se mi sembra tutto chiaro. Direi che non c'è nient'altro da fare se non andare su criptalia.com. Se sei rimasto fino a questa parte del video, ben fatto, perché mi hanno appena chiamato da Criptalia e per te c'è l'opportunità, andando su criptalia.com/simo, di avere un rimborso delle tasse che dovresti pagare su tutti gli utili che fai con i tuoi investimenti. Meglio di così,